sono Dimitri Villoresi, questa è la mia bottega ed è uno spazio dove si creano principalmente borse su misura e dove si può imparare il mestiere di artigiano del cuoio e lo si può imparare stando in bottega, cosa leggermente diversa dall'imparare in una scuola dove ci sono molti alunni. La particolarità di questo spazio didattico è principalmente la vita di bottega, che ha un po' il vantaggio di avviarti subito ad avere il rapporto diretto con quello che sarà il futuro prossimo nel tuo lavoro. I corsi si svolgono uno a uno, che è una cosa molto importante, perché dà la possibilità di capire profondamente la persona che è davanti, capire le sue motivazioni, la sua forza, la sua debolezza. Diciamo c'è un rapporto molto intenso. Prima si crea un feeling e poi si decide di intraprendere questo percorso artigianale. I corsi si svolgono al tavolo, proprio al banco, si lavora da subito apprendendo la tecnica, poi si può sviluppare per chi non lo ha anche, io dico sempre, il senso della creatività, che secondo me esiste in tutti. La creatività si esprime attraverso la tecnica, per cui prima si apprende l'uso degli strumenti, che sono veramente pochi, prevalentemente questi. I corsi hanno tre possibilità. La prima possibilità è il corso base, che ha dato tantissimi risultati, perché ho molti allievi che hanno aperto la loro bottega facendo solo il corso di un mese. Ci sono possibilità per fare 2 mesi, che non è altro che un'esperienza diciamo più performativa, insomma. E poi c'è la possibilità di fare fino a 3 mesi, che 3 mesi diventa un'esperienza diciamo completa. Non è detto che poi chi ha fatto 3 mesi è diventato un artigiano del cuoio, anzi forse meno, forse sono meno quelli che hanno fatto il corso di 3 mesi, però come dico sempre, la bottega ti forma un muscolo nuovo importante al di là della borsa. Cioè la borsa, diciamo, è la parte meno importante. Si sviluppa una forza interiore, come dico sempre, che ti dà la possibilità nell'arco della tua vita di guadagnarti, per comprarti un pezzo di pane e un litro di latte, dovunque nel mondo e in qualsiasi momento, a qualsiasi età. Questo garantisco che è una bella forza, secondo me, per cui inviterei soltanto a fare questo tipo di esperienza, al di là di diventare uno stilista delle borse, un artigiano delle borse, come ripeto, cosa meno importante. È tutto.